E adesso il collegamento con la Borsa Internazionale del Turismo a Milano, c'è come vedete l'assessore al turismo del comune Etienne Lucarelli. Allora, buonasera Etienne, so che oggi è stata una giornata molto Buonasera a voi. impegnativa, ci può dire che cosa avete promosso in una delle vetrine sicuramente più importanti? Sì, molto importante innanzitutto perché veramente si inizia a respirare turismo come non si faceva da 2 anni, visto che anche queste fiere si sono tenute online, quindi c'è veramente entusiasmo tra gli operatori. Noi siamo venuti perché era importante ovviamente aprire i collegamenti con i tour operator e con i vari amministratori delle altre città che sono tutti qui presenti oggi, ma soprattutto dovevamo presentare due momenti importanti per il nostro territorio e per la nostra città. Uno è il distretto turistico delle vallate del Metaro e del Cesano, un prodotto che è partito lo scorso anno, un aggregatore di servizi, una collaborazione tra i 15 comuni del nostro distretto turistico e che ecco, appunto è partito con un aggregatore di servizi e che ci dovrà stringere in una strategia comune per dare valore al turismo del nostro territorio, che tra l'altro vede anche portare avanti un progetto che è quello della regione e quindi il piano triennale del turismo. Il secondo è la stagione degli eventi della città di Fano, una stagione molto importante, segue il progetto Fano en plein air con lo spazio dato all'attività all'aperto e gli investimenti fatti con il mondo della cultura. Nello specifico oggi presentiamo i 10 anni di Passaggi Festival, i 20 anni di Brodetto Fest e i 30 anni del Fano Jazz, scusate. Ecco, una serie di manifestazioni molto importanti, ovviamente oltre a queste presenteremo tutte le altre manifestazioni, quelle che riguardano la musica, il teatro, la storia con la Fano dei Cesari, il Palio delle Contrade. Ecco, però ci sembrava importante fare un focus sul risultato di queste grandi manifestazioni. Immagino che ci sarà anche il carnevale, tanto è sempre stato presentato, io l'ho seguita per tanti anni alla BIT. Esatto, c'è il Carnevale ovviamente insieme a noi, sarà un momento, un focus dedicato proprio al Carnevale che da 2 anni purtroppo non si può tenere a febbraio, lo abbiamo fatto in un'edizione rivisitata nel periodo estivo sia l'anno scorso ma anche quest'anno, anzi sarà la manifestazione di apertura perché si terrà il 5 giugno e poi anche il 15 agosto, quindi con noi il Carnevale e le altre 3 manifestazioni che ho citato precedentemente. Ecco, assessore, in chiusura le chiedo, visto che stiamo parlando con la Borsa Internazionale del Turismo, ecco, lei ha messo in premessa il fatto che si torna finalmente dopo 2 anni, eccetera. Ecco, le chiedo, ci sono delle previsioni per la nostra città, per la nostra Riviera, per la nostra regione? So che c'è anche Mancini, l'allenatore della nazionale, che sta presentando, sta promuovendo il nostro territorio, ma nello specifico per Fano, come la vede questa estate 2022? Ma i dati italiani ci portano ancora a pensare che c'è una forte presenza del turismo italiano, quindi gli italiani rimarranno in Italia. Abbiamo un'occasione storica, molti italiani verranno nel nostro territorio, gli operatori hanno grandi prenotazioni già fin d'ora, ecco, dobbiamo tenerli nel nostro territorio. Il prossimo anno sarà un anno, sicuramente diverso, si rinizierà ad andare all'estero. Ecco, dobbiamo far conoscere le nostre bellezze, dobbiamo far conoscere le nostre peculiarità. In questi giorni anche il ministro Garavaglia ha detto: abbiamo una sfida. L'Italia, ma anche in questo caso la nostra regione, le Marche, sono la prima tra le mete ideali, ma poi sono la sesta ad essere scelta. La sfida è quando un turista arriva nella nostra destinazione, quindi magari va nel nostro lungomare. E far conoscere anche tutte le peculiarità dell'entroterra, tutte le nostre bontà, tutte le nostre caratteristiche, la nostra cultura. Se riusciamo a far conoscere tutto questo, sicuramente potremmo avanzare nella graduatoria delle mete scelte, possiamo trattenere anche gli italiani nella nostra Italia che è fantastica e anche attirare maggiori stranieri che dal prossimo anno arriveranno nella nostra destinazione.